Anche Gera ieri ha promosso la giornata mondiale del rifugiato, incontro tra musica e folklore nel cortile di Palazzo Pignatelli. Una tavola rotonda dal titolo Comunità aperte e solidali per un futuro condiviso ha visto la presenza di numerosi relatori. C'era anche l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. Altri momenti saranno sicuramente si ripeteranno nel corso dell'anno, come per esempio momenti di incontro culturale e linguistico, dove ci sarà proprio la possibilità per noi italiani, noi cittadini italiani, di essere messi in comunicazione con questi ragazzi che ci inizieranno alla loro lingua e quindi anche alla loro cultura, un modo pacifico e sereno per una convivenza quanto più bella possibile. Numerosi i temi trattati. La giornata del rifugiato non è la giornata dedicata ai cittadini che hanno un altro colore di pelle, ma è la giornata dedicata all'umanità, cioè a quella che noi spesso annunciamo, che spesso predichiamo e che spessissimo non testimoniamo. Ecco, tu come me vuol dire questo, vuol dire molto altro, lo diciamo assieme ai bambini della nostra città e assieme a tanti lavoratori che ogni giorno sono in contatto con uomini e donne sicuramente meno fortunati di noi, che vengono da tante altre parti del mondo e da lì sono scappate per evitare la morte, chissà tra l'altro come. L'Archeoclub ha voluto contribuire per dimostrare l'apporto positivo che i cretesi e i rodi, i nostri fondatori della città di Gela, hanno dato al momento della fondazione della città e la positività che ne è nata. Ai nostri microfoni due dei ragazzi di colore ospiti da anni in città. Io mi trovo bene qua a Gela. Da quando sono venuto qua ho trovato un sacco di amicizia qua a Gela. Ma tu sei fuggito da una guerra? Io posso dire sì, perché nel mio paese c'è la guerra da 2011 fino a oggi, c'è la guerra. E per questa cosa siamo venuti qua all'Italia per chiedere asilo politico. Noi ci troviamo bene qua. Anche voglio dire è grazie a voi gelesi, perché sono venuto qua, ho visto amici felici, ho detto benvenuto amico, benvenuto, benvenuto. Questo, sono felice da questa cosa, mi voglio dire grazie ai cittadini, anche ai gelesi. Salvo Russello, uno degli organizzatori della giornata mondiale del rifugiato a Gela. Non c'è nessuna distinzione, semplicemente dei ragazzi che vengono da fuori, vogliono integrarsi, si stanno inserendo nei contesti sociali della nostra città, lavorano, fanno tirocini formativi, giocano nelle nostre squadre, fanno attività sportiva, ormai sono, loro cercano in tutti i modi di dire grazie alla città di Gela perché li ha accolti, perché gli sta permettendo di crearsi una nuova vita.